Il benvenuto negli studi di Tempo Radio lo diamo al primo cittadino di Remedello, oggi con noi il sindaco Simone Ferrari. Buongiorno sindaco e benvenuto. Buongiorno a voi e grazie dell'invito, un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Ovviamente noi gli ascoltatori li invitiamo sempre a partecipare alla trasmissione, ricordiamo il numero per mandare gli sms e i messaggi WhatsApp che è il 348-3188-339. Per chiamarci fatelo 0376631709, la mail è diretta @temporadio.it e poi siamo in diretta streaming sulla pagina Facebook del Gazzettino Nuovo e Temporadio e si può anche trovare su YouTube, cercate in questo caso Temporadio Live. Allora dunque cominciamo subito col presentare, io vorrei presentare un attimino Remedello perché è la prima volta che lei viene qua da noi e allora parliamo di Remedello che è un comune della bassa Bresciana orientale, tanto per intenderci. Dove si trova? Dove si trova? Esatto, Remedello si trova sul confine con la provincia di Mantova, confina per intenderci con Asola, Casalmoro, comuni mantovani, e si trova a sud della pianura orientale. Remedello è un paese di 3.400 abitanti che si sviluppa su due frazioni, Remedello sopra 2.600 abitanti, Remedello sotto 800 abitanti. È conosciuto, diciamo, è famoso e ne sono orgoglioso di questo, tutti noi siamo orgogliosi, noi remedellesi, per la prima necropoli di età neolitica che è stata scoperta fino all'800 a Remedello. Esatto, giustamente, quindi tra l'altro poi dopo ci arriviamo anche a parlare perché tra l'altro Remedello ha anche un museo, dopo ci arriviamo, quindi un comune che ha caratteristiche peculiari appunto come tutti i comuni che sono confinanti, no? Che prendono un po' il buono, tanto per intenderci delle varie zone. Ecco, possiamo chiedere quindi adesso a livello invece di amministrazione che cosa state facendo in questo periodo? Per esempio mi stavo accennando prima che avete vinto un bando recentemente, no? Giusto? Sì, innanzitutto diciamo che la mia lista, il mio gruppo ormai sono quasi 11 anni, 11 anni che sta amministrando il comune di Remedello come Paese Nuovo, poi siamo andati a Paese Nuovo 2.0, oggi c'è Paese Nuovo 4.0, Lega Salvini Premier. Siamo io direi un'eccellenza della bassa perché pur non trovandoci su arterie importanti di collegamento, di traffico, siamo comunque per la nostra storia un paese abbastanza completo, indipendente, autonomo, ma molto ben radicato e sviluppato nel territorio. A Remedello è nato, grazie a padre Pia Marta e Giovanni Bonsignore, l'istituto, il primo istituto agrario importante a livello nazionale, e ha calamitato a sé un po' tutto l'indotto di fine 800. Da allora Remedello è sempre stato conosciuto appunto oltre per le scoperte preistoriche neolitiche anche per la cultura, soprattutto per la cultura. La scuola agraria è nata a Remedello con la colonia agricola, da lì sono passati tantissimi personaggi oggi anche importanti del calibro nazionale e hanno studiato a Remedello, quindi di Remedello si ha sempre un bel ricordo. Oggi stiamo lavorando per sviluppare ancora di più Remedello, per modernarlo. Dicevo ieri abbiamo vinto un bando sulla sicurezza stradale che ci consentirà di rendere ancora più bello e sicuro Remedello, in particolar modo Remedello sotto. Faremo un attraversamento pedonale rialzato in piazza Feltrinelli davanti alla chiesa, faremo un passaggio semaforico, il primo semaforo a Remedello per sempre Remedello sotto, una curva stretta su via Dante che alternerà quindi il traffico sulla via. E poi stiamo riallestendo il nostro museo civico grazie a sempre a un contributo di Regione Lombardia e a un partenariato privato, a uno sponsor privato. Stiamo riallestendo tutto il museo, tutti gli spazi, i lavori sono in corso e quindi a breve potremo, Covid permettendo, programmare l'inaugurazione dei nuovi spazi, del nuovo riallestimento. Ecco, quindi proprio state riallestendo, tra l'altro uno dice ma io lo dico per presentare un pochino Remedello, chi non conosca Remedello dice beh ma museo civico che cosa ci potrà essere? In realtà Remedello è un luogo particolarmente importante dal punto di vista archeologico, o sbaglio, mi corregga sindaco se sbaglio. Sì, a fine 800 avviene questa importante scoperta di questa necropoli. Se qualcuno vuole approfondire o conoscere basta digiti in Google, in rete Comune di Remedello, Civiltà di Remedello, vedrà la civiltà remedelliana dove appunto per tipologia sono stati trovati i primi reperti nelle tombe neolitiche dell'età del rame, i primi oggetti in rame trovati nelle tombe risalgono a Remedello.
una necropoli davvero importante, conosciuta in tutto il mondo. Da lì, ad esempio, i primi scavi a fine 800 hanno davvero riempito tutti i musei di Reggio Emilia. Infatti tantissime tombe sono state portate al museo di Reggio Emilia, e di queste scoperte poi negli anni successivi abbiamo fatto ulteriori scavi, ne abbiamo anche un paio conservate al nostro museo che presto saranno appunto visitabili. Ecco, tra l'altro, vabbè, poi dopo andiamo a cambiare argomento, ma il fatto che ci siano degli oggetti in rame in tombe del Neolitico è qualcosa di particolarmente importante, perché è un momento di passaggio evolutivo, no? Cioè l'essere umano scopre il metallo. Sì, scopre il metallo, e c'è una fattispecie di pugnale particolare, che è il pugnale di Remedello, fatto in un modo strano che adesso non voglio svelarvi di più i particolari, perché è bello andare a cercarlo e è bello soprattutto venire a vederlo. Un pugnale particolare tipico di quell'età e tipico della nostra necropoli. Pugnale ed evidenze storiche che hanno reso databile la famosa mummia Ezi, che è stata trovata. Esatto. Che aveva già sconvolto anche lì, perché aveva datato carbonio 14, era dell'età del rame, ma aveva degli oggetti in bronzo, per esempio. Per cui hanno detto: quindi, ma allora in Italia avevano scoperto il bronzo prima che in Germania? Sì. Evidentemente sì. Sempre per stare in tema di metalli, abbiamo un'importantissima azienda che lavora, fa automotive e lavora appunto i metalli, è molto importante, ha 500 addetti, fate conto, su 3.400 abitanti 500 addetti vuol dire che la potenza industriale di Remedello è molto importante. Ed è un'azienda, un'impresa che si sta sviluppando, quindi anche a livello economico e lavorativo a Remedello, grazie a Dio, stiamo bene. Remedello conosciuto per l'Istituto Bonsignori, la colonia agricola, e quindi oggi la grande famiglia dei padri Piamartini, che vive all'interno della nostra comunità. Oggi tra l'altro abbiamo avuto anche un importante successo a livello proprio scolastico, didattico, culturale, che è stata la nascita dell'Istituto Omnicomprensivo Bonsignori di Remedello. Ecco, che cos'è? Allora, l'Omnicomprensivo, cioè praticamente? Allora, come comune abbiamo fatto un progetto che è stato approvato da provincia e regione, tramite il quale abbiamo fuso la parte statale dell'istruzione presente a Remedello, l'Istituto Bonsignori statale, quindi la parte statale che oggi si configura come l'ITIS, l'Istituto Orrafico, e il famoso Istituto Orrario fondato da padre Piamarta fine 800, l'abbiamo annesso al nostro istituto comprensivo. Quindi abbiamo creato un polo di istruzione verticale che partirà dal 1 settembre 2021 di quest'anno, dove scuola dell'infanzia, asilo, scuola primaria, elementari, scuola secondaria di primo grado, medie, scuola secondaria di secondo grado, superiori, saranno tutte sotto un unico polo che si chiama Istituto Omnicomprensivo Bonsignori di Remedello. Siamo la quarta realtà in Regione Lombardia e la prima in provincia di Brescia, quindi credo sia un risultato di tutto rispetto per anche per i territori confinanti, che possono avere davvero un riferimento di istruzione importante. Sì. E lì punteremo molto. E poi c'è anche questo discorso, appunto, che deve essere anche bello poter essere legati a un luogo, proprio perché da lì, dall'asilo fino all'esame di maturità ci sei questo stato. È un grande vantaggio. Sì, perché d'accordo. E fare un distaccamento dell'università allora ancora no. Allora, bisogna sempre puntare in alto. Sarebbe davvero bello e auspicabile puntare a una sezione staccata dell'università, magari legata all'Istituto Orrario. Quindi ben venga. Sicuramente, piano piano, ecco, lei può prendere le mie redini per il futuro, e visto che ha questi bei progetti. Ci sono delle realtà, Edolo per esempio ha la facoltà di agraria, per cui non è questa cosa impossibile. Ecco, quindi polo scolastico, quindi estremamente importante. E poi ci sono dei progetti anche di rigenerazione urbana, per caso anche? Sì, abbiamo appena concluso un progetto importante. Abbiamo aderito al bando rigenerazione urbana di Regione Lombardia, dove il comune dispone, grazie a una donazione da parte di un privato molto conosciuto e stimato in paese, se poi mi dite che posso ringraziarlo, lo ringrazio pubblicamente, che ha donato al comune questo stabile importante. Era la vecchia caserma dei carabinieri in paese, e oggi è un po' così dismessa. Abbiamo aderito a questo bando per un importo di circa 350.000 euro, dove andremo a ridistribuire gli spazi degli uffici comunali in questo nuovo stabile, dislocando al piano terra parte della
parte del piano terra la polizia locale e parte del piano terra invece l'ufficio tecnico. Sopra faremo una nuova sala civica e al terzo piano faremo invece un archivio importante, consultabile, che comprende anche tutta la parte di archivio dell'ufficio tecnico. Dico questo perché oggi la sala civica che usiamo oggi, che è dentro l'istituto comprensivo, diventerà due aule. Fortunatamente l'omnicomprensivo ha incuriosito gli utenti, abbiamo avuto circa 60 iscrizioni in più alla scuola superiore e quindi dovremo riadattare la sala civica a nuove aule, perché appunto serviranno nuovi spazi didattici per l'anno prossimo. E già stiamo pensando, quindi abbiamo già fatto il progetto della nuova sala civica distaccata. In questo certo, stabile. Certo, per cui appunto tutto quanto. E poi lei mi parlava prima, parlava a tutti gli ascoltatori, vero che stanno arrivando diversi messaggi, poi dopo li leggo anche, di sicurezza urbana e quant'altro. Voi anche per quanto riguarda la videosorveglianza? Abbiamo appena concluso il progetto lettura dei varchi, quindi tutte le strade in ingresso a Remedello, anche quelle secondarie, quindi quelle vicinali, che confluiscono sulle principali, quindi tutte le strade in ingresso sono videosorvegliate con lettura a targhe. Questo lo facciamo perché dovesse succedere qualcosa, sappiamo chi ha transitato sul nostro territorio comunale. E a maggior ragione in tempo reale noi possiamo sapere tramite il nostro comando di polizia locale, a cui teniamo molto e che stiamo cercando di ampliarlo, se al varco transitasse in tempo reale una macchina segnalata. Magari rubata, cose di questo tipo qua. Chi è che va in giro con una macchina rubata? Cioè, chi potrà mai essere, insomma? Quindi no, giustamente. Va bene, io vedo, magari comincio a leggere qualche messaggio. Quindi, dunque, mi hanno detto che i vaccini si fanno a Leno, è vero? Sì, allora noi come comune di Remedello rientriamo nell'hub di Leno assieme ad altri comuni e sono partiti l'altro giorno, il 2 marzo, e quindi pian piano, appena aumenteranno appunto le disponibilità vaccinali, ci sarà la chiamata e Remedello farà capo all'hub di Leno. Abbiamo anche un importante gruppo di protezione civile che ha dato piena disponibilità, contiamo di 20 volontari e sono già stati attivati per supportare le operazioni di vaccinazione presso l'hub di Leno. Infatti domani, venerdì 5, toccherà al gruppo di protezione civile di Remedello supportare l'hub di Leno e domani avremo 8 volontari impegnati. Quindi un saluto anche ai volontari. Li salutiamo, li ringraziamo e davvero tanto, tanto, tanto onore al gruppo comunale di Remedello. Sì, sì, ma ancora una volta, come diceva uno spot che ci ha martellato durante il periodo proprio del lockdown, no? Dimostriamo di essere un grande paese, credo che i volontari abbiano dimostrato veramente che lo siamo stati, proprio che lo siamo. Allora, fermiamoci un attimino con il primo cittadino di Remedello, Simone Ferrari. Ci troviamo tra un paio di minuti nella seconda parte. Assieme al sindaco di Remedello Simone Ferrari, questa è la seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Il sindaco mi stava dicendo una cosa importantissima e anche molto bella, obiettivamente. Quando c'è una vittoria dei buoni noi siamo sempre contenti, no? Siamo un po' come il pubblico americano che vuole il lieto fine. Che cosa avete confiscato recentemente? Allora, l'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati e le Mafie aveva sul territorio comunale di Remedello due appartamenti che appunto associazioni malavitose avevano acquistato e noi abbiamo portato avanti un progetto di assegnazione. L'Agenzia Nazionale, una volta riscattato questi beni alla malavita, ha concesso a titolo gratuito la proprietà, quindi ha donato la proprietà di questi due attici in una palazzina di 9 appartamenti al comune di Remedello. Noi abbiamo improntato un progetto di emergenza abitativa, quindi assegnazione di quei due alloggi per massimo 2 anni, quindi a tempo determinato. Faccio l'esempio: uno ha un grande problema a casa perché ha subito un incendio, non sa dove andare, ecco appunto una soluzione per tutta la comunità abitativa emergenziale temporanea. Per cui questa
è una ottima cosa, poi mi piace, insomma, obiettivamente. Comunque... Ecco, quindi ribadisco, non saranno annessi alle case di edilizia popolare dirette dal SAP, perché quelle sono assegnazioni a tempo indeterminato, queste resteranno a carico del comune come assegnazioni temporanee, emergenziali. Certo, vede che lo chiedono. Lei è Ferrari, il nostro sindaco, è il sindaco di Remedello, poi non so se ci sono altri sindaci Ferrari in provincia di Brescia, non lo so. Per la casa popolare, come si fa l'assegnazione? Allora, è proprio in questi giorni aperto il bando di richiesta alloggio SAP, edilizia popolare. Remedello fa parte dell'ambito Montichiari, quindi il capofila è il comune di Montichiari. Sul sito del comune di Remedello, sul sito del comune di Montichiari, trovate tutte le istruzioni per fare domanda di alloggio popolare. Chiude il 31 marzo. Sì. Benissimo. Certi commercianti invece che criticare sempre dovrebbero donare e lavorare con e per il comune, dice Davide. Allora, la nostra filosofia è sempre questa, quella di chiederci non cosa fa il comune per noi, ma cosa noi facciamo per il comune, perché se vogliamo far grande la comunità dobbiamo essere noi in primis, in base alle nostre possibilità, a dare qualcosa alla comunità e agli altri. Io ringrazio tutti, anche i nostri commercianti, che in questo periodo difficile comunque non sono mai mancati, anche sotto l'aspetto della solidarietà, quindi tanto di cappello a loro, perché stanno passando un momento davvero difficile, e io credo che tutti quelli che possono a Remedello hanno donato. Certo, infatti guardi, date ancora buoni alimentari, ne avrei bisogno, dice un ascoltatore o ascoltatrice. Allora sì, per Pasqua vogliamo fare uno studio e quindi un'elargizione di un progetto per altri buoni alimentari, indubbiamente sotto Pasqua lo faremo. Altro messaggio, allora, perché le nostre tariffe rifiuti sono le più care di tutte, che a parte che anche lì non è una domanda da comune, ma vabbè. Vabbè, il comune tanto spende e tanto gira i cittadini, non guadagna nulla, quindi è un servizio che viene fatto con altri comuni, e lì sono le tariffe sempre in rialzo, nulla guadagna il comune. Allora, poi qua uno dice che avete troppi stranieri che portano il coronavirus, va bene. Poi ancora, Ferrari sono il Dugo, saluto il Dugo. Salutiamo il Dugo. Che però chiede se ha la possibilità di fare il volontario, così esce. Il volontario, allora, noi abbiamo il gruppo comunale protezione civile, uno può iscriversi, andrà a fare un corso e poi se supererà il corso potrà essere arruolato nei volontari di protezione civile. Allora, poi ancora, dunque, perché da noi ci sono tanti malati, più che altrove? No, dice, allora, no. Remedello... Ma forse per la provincia di Brescia, forse, ma ecco, non Remedello. Remedello è a un indice, a una percentuale di incidenza nella media e medio-basso, tra l'altro non è neanche nei comuni a priorità vaccinale, quindi stiamo tranquilli che a Remedello abbiamo una situazione normale. Esatto, a parte che non è una gara, ma comunque... Sì, grazie a Dio, perché grazie a Dio, speriamo di continuare così. Siamo più fortunati di altre realtà. No, ma comunque adesso capisco, l'ascoltatore è un po' irritante, senti anche nei TG nazionali, eccetera, eccetera, Brescia, la provincia di Brescia, sì, ma la provincia di Brescia è grande come l'Umbria, però, cioè come estensione territoriale. Abbiamo 206 comuni in provincia di Brescia. Allora, ma possiamo andare ad Asola a fare la spesa, chiedono? Per questioni di necessità e quindi fare la spesa si può uscire dal proprio comune. Poi, giusto, sindaco, bisogna che cominciamo ad asfaltare le strade, c'era un altro messaggio anche di questo tipo qua, sì, adesso lo trovo. Indubbiamente cominceremo a asfaltare le strade, dicevo qui in redazione che proprio ieri hanno assegnato ulteriori risorse ai comuni e le useremo, a noi hanno dato 60.000 euro, le useremo per asfaltare. Appena arrivano li spendiamo in base alle priorità, questi soprattutto per l'asfaltatura, indubbiamente. Poi io chiedo scusa agli abitanti di Leno e di Corzano, perché sindica, arrivano da Leno e Corzano a infettarci. E porteremo anche qualcosa di buono oltre all'infezione. Saluto porteremo anche qualcosa di buono, siamo simpatici. Lenesi e corzanesi, come si chiameranno? Vabbè, insomma. Sindaco, bene la sanificazione, peccato che gli alunni non ci possono andare a Simone. Sì, peccato, Simone. Però mettiamoci in testa una cosa, che finché non saremo vaccinati, la scuola, comunque essendo un assembramento di persone, è un luogo dove può nascere un'infezione. Lo dico da insegnante e lo dico da sindaco, quindi ci tengo tantissimo alla scuola. Portiamo pazienza. Poi, sindaco, Remedello è stato uno dei primi che ha fondato una scuola per i lavoratori grazie ai frati e adesso fa scuola.
dice. Sì, grazie a padre Pia Marta, santo Pia Marta e Giovanni Bonsignori, siamo molto orgogliosi di questo e salutiamo anche la comunità piamartina di Remedello. E qua c'è un altro, parli delle tasse rifiuti, quindi vabbè, se vuoi abbiamo già risposto. Mangiamo di meno, facciamo meno rifiuti, insomma. Spendiamo di e diversifichiamo meglio anche, tra l'altro, che è il modo migliore. Sindaco Ferrari, la vedo volentieri, lei è un grande come insegnante e come sindaco. Grazie. Poi noi bresciani dobbiamo pensare a noi, basta curare milanesi, bergamaschi, vabbè, adesso che okay, in realtà poi ancora è vero che restiamo senza medico di base pure noi, punto di domanda. No, noi abbiamo i medici di base e non sono ancora in età pensionabile di congedo e quindi noi avremo ancora i nostri medici di base. Ci sono, ecco, benissimo. Poi, vabbè, qua punisca, diciamo, suggerisce anche il tipo di punizione, ma non lo vado a leggere. Quelli che buttano i rifiuti. Io glieli farei mangiare, però purtroppo. Ma guarda, quello che suggerisce è peggio, posso dirle questo. Allora, dobbiamo impegnarci tutti, quando dobbiamo sensibilizzare chi è più maleducato di noi a fargli capire che il rifiuto è meglio se lo metta nel cestino. Dipende da qui, l'inciviltà di pochi può rovinare sensibilmente la condizione di tanti, per questo che dobbiamo farci sentire. Suggeriva un metodo del conte Vlad, ma quello vero, non quello dei romanzi, tanto per intenderci. Allora, sindaco, le strade vanno riasfaltate. Dice, avete un piano asfalti? Sì, avete detto sì che c'è un... Sì, sì, il piano asfalti c'è, l'asfaltatura anche, mancano un po' di fondi, ma arriveranno. Allora, poi, ancora, dunque, vediamo questo. Dunque, lei... cosa ne pensa del depuratore? Non è che arrivando più acqua le cose migliorino per il chiese? Un po' di domanda. Allora, sicuramente dobbiamo metterci in Remedello testa. Remedello ha vissuto le vicende del depuratore di Visano dagli anni 90. Noi siamo purtroppo in condizione di emergenza da questo punto di vista, come comune assieme ad altri, perché non abbiamo la depurazione delle fognature. Noi andiamo in corpo idrico da diversi anni. Allora dobbiamo metterci in testa che sicuramente la strada da percorrere è quella della depurazione dei reflui, e dobbiamo metterci in testa anche che la scienza, la tecnica, l'idraulica, ingegneria sanitaria farà di tutto per depurare al meglio queste acque, questi reflui. Okay, quindi io sono ottimista, essendo ingegnere sono ottimista su questo fronte, mi spaventa più la burocrazia per mettere in atto un po' il tutto. Anche perché poi ci sono dei nuovi tipi di depuratore, no? Indubbiamente dobbiamo trovare un compromesso tra la salvaguardia del nostro fiume importantissimo e la depurazione che comunque deve essere fatta. Cioè non sono più quelli a vasca di decantazione, cose. Allora Ferrari, grazie per gli aiuti, sei un grande, dice un altro messaggio. Grazie, poi ancora, grazie. Troppo buono. Sono un insegnante del museo archeologico, si potrebbe aprire per le scolaresche approfittando del fatto che ora non c'è nessuno. Ah, per farli uscire di casa, forse portarli. Lei che è un insegnante oltre che sindaco, giusto? Io insegno a scuola superiore, scienze integrate fisica, la fisica è la più bella materia che c'è, ci spiega tutto quello che ci circonda a livello naturale. Significa la scienza della natura, no? Adesso i corpi devono restare in equilibrio dal punto di vista statico, cioè fermi, quando non devono lavorare, devono starsene a casa fermi. Benissimo, quindi rimaniamo in un sistema chiuso. In un sistema chiuso, no, possiamo anche avere, diciamo, scambi con l'esterno, però dobbiamo stare fermi. Benissimo. Poi ancora, vediamo. Aiuti a noi baristi anche, dice il sindaco. Sì, un saluto a tutti i baristi, a me insomma, come tutti piace fare lo spritz e quindi un momento di svago ci sta, e saluto a tutti i baristi, presto ritorneremo più forti di prima tutti, ieri abbiamo fatto un post sui banchi di scuola più coraggiosi di prima, ecco l'augurio davvero che tutti possano riprendere la loro attività più forti di prima. Certo, per cui questo è poco ma sicuro, assolutamente. Scusatemi, lo dico, è un momento di riflessione per tutti, dove nel momento in cui le cose vanno bene sono tutti bravi, nel momento in cui invece le cose vanno male, come in questo caso, è qui che dobbiamo fare la differenza, è qui che dobbiamo vedere chi davvero è coraggioso e con sacrificio, con pazienza e dedizione supera le difficoltà. Perché quando le cose vanno bene sono tutti bravi, in questo momento invece bisogna far vedere che siamo davvero bravi.
Esatto, è il momento più importante, proprio questo, assolutamente. Allora, visto che siamo addirittura d'arrivo, cominciando a ringraziare, vediamo se le arrivano gli altri messaggi, poi eccolo qua, sindaco, bisogna che il comune si ampli, dice un ascoltatore. Presto faremo il secondo stabile comunale. Proprio come paese anche, proprio spiega. Sì, come paese, insomma, ci stiamo lavorando e sicuramente Remedello ha potenzialità enormi per i prossimi anni per ampliarsi in modo sano, perché gli ampliamenti vanno fatti quando c'è bisogno, in modo sano e corretto. Per cui benissimo. Allora, siamo addirittura d'arrivo. Noi cominciamo col ringraziare quindi il sindaco di Remedello, Simone Ferrari. Le chiediamo come vuol salutare i suoi concittadini. Ha già detto una cosa molto bella. Vediamo di mostrare di essere bravi adesso, appunto. Allora, dico solo che noi ci siamo sempre, abbiamo sempre sotto controllo la situazione, noi vediamo e vigiliamo sempre e davvero vogliamo fare un abbraccio virtuale a tutti e dire che non so, nessuno è solo. Nessuno è solo. Io ringrazio voi per l'ospitalità, per me è stata la prima volta, una bellissima esperienza. Grazie. Vorrei ringraziare i nostri ascoltatori da casa che ci hanno mandato questi messaggi, ci hanno ascoltato e vorrei soprattutto ringraziare il mio staff, il mio gruppo amministrativo che con me porta avanti questo bellissimo progetto di amministrare questo stupendo comune che è il comune di Remedello. Di Remedello, appunto. Grazie, grazie sindaco, grazie.